Allora, Corrado Fortuna, Claudio Pandolfi e Alessandro Roia sono i protagonisti dei più grandi di tutti. Io sono Innanzitutto, Claudio Pandolfi. ovviamente. Claudia, innanzitutto volevo cominciare con te. Sei un po' un attore feticcio dei Virzì ormai. Veramente? Te l'ha detto lui? No, me Poi l'ha di detto lui. quale dei Virzì? Della Appunto, famiglia. rimani in famiglia, Del no? ceppo. Diciamo, feticcio del ceppo. Guarda, io in prima Ti hanno persona sono adottata? stupefatta. No, ieri sera Carlo mi ha detto che sono livornese. E non lo so, nel senso tu sei nata a Livorno e non lo sai, questo mi ha detto. Quindi, ma guarda, a me fa solo piacere, orgoglio, sono proprio sprizzo orgoglio da tutti i pori per questa cosa che hai detto, perché poi la sento vera, nel senso che in 15 anni, prima Paolo, che poi c'era, c'è sempre stato anche Carlo, insieme a Paolo, nelle scelte di Paolo c'è sempre stato Carlo, quindi abbiamo conosciuto tutti noi, sempre Carlo e Paolo insieme. E quindi questa, poi il loro modo di lavorare, ci sono cose che li accomunano, cose che li rendono quasi opposti. Però insomma la conferma della loro stima nei miei confronti, il fatto di avermi sempre offerto dei ruoli bellissimi, cosa che in Italia non è proprio così scontato per una femminuccia. E quindi, dai. Infatti anche stavolta hai un ruolo molto carino, molto originale, no? Sei praticamente una rocchettara pentita che però poi verrà redenta dagli ex compagni di gruppo. Non è pentita, lei proprio si è un po' è diventata mansueta, anche perché sarebbe morta, credo, se avesse continuato quella vita là, no? Si è stancata Ai forse. tempi, se continuavamo, beh, il simbolo che c'è nel furgone è il cuore con scritto Mao e Sabri Forever con la siringa dentro, quindi diciamo che il passato di questa donna è molto Rock rock and roll, esatto, è qui. Sì, però. Io mi sento un tipo rock, ma mica mi drogo come Sabrina, insomma. No, però bene, il rock non è. Vorrei allontanarmi dall'idea del rock come Necessariamente. Allora un po' dannato. dannato. E no, non lo è Beh, lei necessariamente. sì. Senti, Roya, puoi uscire fuori dalla stanza? Allora, tu nel film suoni il basso, hai davvero imparato un po' a strimpellare? Sai suonare qualche Diciamo. strumento di tuo? Allora, il basso non era uno strumento previsto nel mio pazzo uso degli strumenti, il basso non era contemplato, quindi infatti ho tentato di scippare a Roy il ruolo per tutto, un secondo prima del Chuck, proprio perché io volevo suonare la batteria in Prova a questo corrompere film. Carlo gli ultimi 3 secondi. Mi piace suonare un po' È una bravissima batterista, Carlo, assolutamente a non te lo dirà orecchio, mai. ma non sono È una una bravissima. bravissima batterista. Sì, sono una bravissima batterista. Attenzione! Suonicchio il piano, suonicchio la chitarra, il basso no, e quindi, però, infatti, nei Pluto il basso veramente lo suona Carlo, cioè la linea di basso è di Carlo. Io ho barato, nel senso, ho imparato gli accordi, mi sono venuti i calli, quindi è tutto a posto, tutto regolare. Anche molto portato Alessandro in questo. invece Sì, è sono il molto vero portata. Invece, batterista. Alessandro, È il vero batterista del no, gruppo, che no, suona come benissimo la mai? batteria, tra No, l'altro. come mai te no. la musica. Purtroppo io. Bello, si è impegnato tanto, gli Sì, abbiamo no. rotto le palle, guarda, non sai quanto. Non me l'hanno rotto, ma una bella botta gliel'hanno data, sì. Comunque, no, io a differenza loro, come ho detto più volte, che sono tutti dei o provetti o aspiranti o comunque Professionisti, dai. professionisti o comunque innamorati della musica come riproduttori di quest'ultima. Io ero l'unico che in realtà ero solo un mero ascoltatore di musica, quindi quando mi sono trovato a imparare la batteria sono partito da zero, ma zero vuol dire zero. Quindi la produzione mi ha mandato una batteria, mi hanno dato un coach che era Rolando Cappanera, che poi è il cugino di Dario e batterista della Strana Officina, e piano piano ho provato a simulare e a imparare almeno quell'intro che ormai mi accompagnerà fino alla mia morte, che è l'intro di Vado al mare, che ormai me lo È ricordo. nato un amore, adesso vuoi suonare la batteria Io tutta voglio la vita. suonare solo quell'intro in realtà perché me lo sogno la notte, per dare più che altro a loro un minimo d'aiuto, minimo sonoro, perché poi la batteria nei pezzi la suona da Rolando chiaramente, ma più che altro che possa essere, cioè che potesse sembrare reale il gesto. E alla fine almeno a quello sembra che siamo arrivati. Sì, ci Ad un siamo. certo punto Madonna, del c'è un film, figurone, Roya. non la vuoi scherzare, ma io. Ad un certo punto del film, si dice la frase: a 20 anni eravamo strafottenti e coraggiosi, adesso sono fragili. Mi sa che la dici tu questa frase, che sei il fan barra giornalista che riunisce il gruppo.
Sì, è un fan che conosco, è un lato che conosco molto bene. Io stesso sono un po' provinciale, molto fan nei confronti di Kim, mi piace molto. Questo aspetto di Ludovico quindi un pochino mi appartiene realmente. Effettivamente Ludovico si rende, come spesso succede quando uno nella vita di tutti i giorni ha la fortuna o la sfortuna di incontrare un proprio idolo, non sempre dietro il proprio idolo si nasconde l'idea che ti sei fatta tu di quella persona, anzi quasi Grazie. mai in realtà. Quindi i Pluto effettivamente quando avevano 20 anni erano una band rock che girava l'Italia su un furgone scassato, che quindi erano affascinanti perché trasudavano avventure rock da tutti i pori, e rincontrarli 10 anni dopo significa incontrare gente con dei figli, con delle pancette, con dei espedienti non proprio regolari per arrivare a fine mese. Quindi probabilmente Ludovico si rende conto, conoscendoli, che forse ci aveva messo parecchio del suo nell'idea che si era fatto di Pluto e Infatti sono della loro molto, poetica, molto insomma. teneri come personaggi, quelli appunto interpretati da Claudia e anche da Alessandro. L'ultima cosa volevo sapere a turno da voi, chi sono per voi i più grandi di tutti, ovviamente musicalmente parlando. Ma non si può, io devo tornare fra un paio d'ore, devo fare una rapida analisi di cosa ascolto. Io ascolto tutto, cioè il mio computer c'è la programmazione di Isoradio, cioè va da veramente dalle cose più, che ne so, Tutto, Battista Lena a, boh, scendi in basso, ma più in basso non no? puoi, No, non ce farlo, l'ho, non Dance fare, Academy, ce l'ho. bravo, non Chi so, farlo. pure quello lì, che non ascolteresti mai, quello. Quello lì, Dai. dai, quello lì proprio che non ascolteresti E mai, tu, eppure lei ce l'ha. eppure l'ho comprato, Perché è perché giusto, devo sapere, perché bisogna bisogna averlo. sentire ed ascoltare tutto. Voi due che fate? Accondiscendete o mi dite chi sono voi Ma due? uno non te lo posso dire, ti posso citare qualcosa che mi viene in mente, cioè vabbè, a parte senza neanche stare i tre mostri sacri del rock mondiale, Beatles, Beatles, Stones e Led Zeppelin. Le Sì, e non Zeppelin. finiamo mai, Così, no, così. Ma Rolling oggi Stones! oggi Si può. forse è più grandi tu, oggi forse c'è un gruppo al mondo che sono i più grandi di I tutti. Radiohead. I Radiohead. I Radiohead. Io e te siamo sempre d'accordo. Sì, Però guarda, probabilmente oggi i non è, più grandi di non è tutti. neanche così, non è neanche così. Non è neanche Sì, così. però loro non mi hanno mai più deluso. Non mi hanno mai Dai. più deluso, neanche a me. Per ora il cinema è più grande di tutti siete Sì, voi. e per ora sono i Pluto più Grazie grandi di ragazzi. tutti. A te.